Benvenuti su TG7 Basilicata. La Task Force regionale comunica che ieri, 6 ottobre, sono stati processati 760 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 15 sono risultati positivi. Le positività riscontrate riguardano 10 persone residenti e in isolamento in Puglia, una persona residente a Matera, una persona residente a Viggiano e 3 persone residenti a Venosa. Nella stessa giornata sono guarite 2 persone residenti a Lauria e sono decedute 2 persone, una residente a Pisticci e l'altra a Marsico Nuovo. I lucani attualmente positivi sono 318, 317 all'ultimo aggiornamento, a cui si aggiungono 5 positività di residenti e si sottraggono 2 guarigioni e 2 decessi. E di questi 285 si trovano in isolamento domiciliare.